Ansa Voice Magazine. Sarà capitato a tutti di sentire un ronzio nelle orecchie almeno una volta nella vita. Ma quando non vi dà più pace, vi procura ansia e non vi fa dormire la notte perseguitandovi quasi fosse un suono fantasma, forse è il caso di verificare con uno specialista per escludere il tinnito o acufene, un disturbo che origina nell'orecchio anziché nell'ambiente circostante, spesso causato da un trauma acustico. Io sono Michela Di Carlo, una giornalista di ANSA Salute, e oggi vi svelerò il nuovo approccio zen e multidisciplinare alla gestione di un sintomo che riguarda oltre 3 milioni di persone in Italia. Secondo le linee guida internazionali, la terapia cognitivo-comportamentale è ancora il gold standard in caso di acufene cronico, ma oggi, secondo la gravità del sintomo, ci sono approcci alternativi, come i programmi di mindfulness, che allenando alla consapevolezza e all'attenzione possono cambiare in positivo la percezione del sintomo e quindi abbassare il livello di stress, e anche la Zen Therapy, un protocollo completo teorizzato da Robert Sweetow del Dipartimento di Otolaringoiatria dell'Università della California. Ne ho parlato con l'audioprotesista Gaetano Lauritano. La Zen Therapy riunisce più discipline e sostanzialmente c'è una simulazione che viene fatta ai nostri pazienti attraverso dei suoni frattali. Se noi dessimo una stimolazione con la musica, con una canzone preferita, magari al primo giro di questa canzone sarebbe una cosa graditissima, al secondo forse, al terzo diventa decisamente sgradevole. Ebbene, invece con i suoni frattali si può dare questa stimolazione in maniera dicotica per 24 ore su 24 e diamo la possibilità di creare un'azione distrattiva a quello che è la ricerca sempre dell'acufene, di questo maledetto rumore che si fissa nella mente di queste persone. Quindi c'è la possibilità di aiutare queste persone, soprattutto andando a lavorare con quello che è la sfera emotiva, e la VZT contempla assolutamente questo tipo di trattamento. Quindi non solo lavorare a livello periferico, ma lavorare anche con il pensiero e con le emozioni. L'idea è quella di favorire il relax, minimizzando il contrasto tra l'acufene e l'ambiente sonoro circostante, perché distrarre il cervello è ancora uno dei migliori metodi per combattere l'ansia, fantasmi nelle orecchie inclusi.